Teodoro Ugone sta portando avanti il laboratorio di cera. Produzione delle candele in cera d'api, cera biologica, ovviamente ricavata dalla distruzione dell'alveare, ahimè. E è un laboratorio molto particolare perché è adatto sia per adulti ma soprattutto per bambini che trovano l'aspetto ludico, no? In questa attività di laboratorio. È un'esperienza che io ho portato avanti da circa un annetto a questa parte, anche come possibilità della riscoperta dei materiali primi che l'uomo utilizzava, anzi ha sempre utilizzato. E la cera d'ape appunto rientra in questo entourage, se vogliamo anche artigianale, perché la cera è stata da sempre utilizzata come materia prima per la produzione di candele. Le candele del periodo del Medioevo addirittura erano accessibili soprattutto ai ceti nobiliari e diciamo alla chiesa, che confezionavano dei ceri in cera d'api molto lunghi, molto grandi. Tra questi tuttora la cera d'api, viene quella pura, viene destinata alla produzione delle candele diciamo deputate ai ceri pasquali. Quindi comunque la purezza della materia rappresenta, diciamo, anche nella simbologia la purezza dello spirito. Ma in realtà le candele venivano anche, la cera d'api veniva già adoperata nel periodo greco, ma soprattutto anche nel periodo romano. E se andiamo un po' indietro nella storia, nella civiltà, diciamo, antiche, già dal periodo egiziano. Le tappe di lavorazione della cera ovviamente si sono sviluppate, si sono evolute anche in base alle civiltà che la rielaboravano. E in maniera particolare nel Medioevo, ad esempio, abbiamo una candela costituita da un unico spezzone, da un unico pezzo, da un unico stoppino, mentre con l'influenza del periodo barocco, e quindi con, diciamo, lo stile barocco che si è sviluppato dal 600 in poi, anche le candele si sono barocizzate e di conseguenza è nata la candela tortile, cioè che è data dall'unione di due stoppini, di due candele attorcigliate tra di loro. Quindi, come vedete, la candela rispecchia quelle che erano le mode e gli stili dei tempi. Da dove nasce la tua passione per questa materia così antica? È una materia antica, un materiale antico, anche abbastanza insolito, anzi devo dire tutt'oggi un po' abbandonato. Nasce da alcuni studi che io ho fatto a livello di rievocazione storica, in quanto io sono un rievocatore del CERS, è un gruppo che lavora a livello europeo sulla ricerca filologica di quelle che erano le culture e le tradizioni dell'uomo da sempre. Io mi occupo del periodo medievale, che va dall'11 al 13 secolo, e del periodo barocco, quindi che va dal 600 in poi. L'Accademia della Battaglia, che io ringrazio infinitamente, mi ha invitato per organizzare qui a Bitonto, nel Torrione Angioino, un laboratorio sulla creazione delle candele del 700, che ovviamente assomigliavano più a quelle tortili rispetto a quelle semplici. Ci fai vedere come va a finire? Come va a finire, molto velocemente. Ora facciamo la seconda. Come vedete, il materiale utilizzato è cera d'api biologica al 100% naturale. È una cera molto particolare perché non fuma e soprattutto ha la particolarità di consumarsi totalmente. Quindi, a differenza delle cere bianche, delle candele bianche che noi siamo soliti utilizzare, la cui cera appunto è una cera sintetica, le candele in cera d'api presentano una colorazione più scura e hanno la caratteristica di consumarsi totalmente, proprio perché il prodotto è naturale. Quindi sul fondo della bugia, della candela, non vedremo per nulla i goccioloni bianchi tipici, diciamo, di quelle bugie
particolari su cui sono state, diciamo, affisse numerose candele. Qua addirittura la cera viene consumata totalmente, fino all'ultima goccia. E la particolarità ancora è che questa cera d'api, essendo totalmente naturale, infonde nell'ambiente dove viene accesa un gradevole profumo di miele, proprio perché all'interno della cera d'api vi sono tracce di miele, tracce di polline, perché è appunto un prodotto naturale. Ora, queste due candele gemelle vengono assemblate in questa maniera. Ovviamente le misure sono piccoline. Una volta assemblate, praticamente vengono poi attorcigliate e abbellite, non è ancora finita. L'asciugatura è praticamente istantanea. Sì, perché la cera sciolta, che la cui temperatura di fusione si aggira intorno ai 36 gradi centigradi, a contatto con l'acqua praticamente si irrigidisce e di conseguenza si solidifica all'istante. Ecco. Questa è un esempio di candela tortile che veniva riprodotta fedelmente nel Settecento con la tecnica dell'immersione. Grazie a voi e soprattutto buon evento dell'Accademia della Battaglia. Grazie, salve.